Questa è la serie bwin. Quinta giornata della Serie bwin 2012-2013. Allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia arriva il Varese che dopo il pareggio beffa della scorsa settimana contro il Bari vuole rimanere sulla scia delle prime della classe. Di fronte una Juve Stabia ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Tra le vespe, nel 3-4-3 lanciato da Braglia, Zito, Bruno e Improta formano il tridente offensivo, mentre Castori si conferma amante del 4-4-2, lanciando Eusepi al fianco di Ebagua nel tandem d'attacco. Osservato il minuto di silenzio per la scomparsa di Arrigo Gattai, presidente del CONI dall'87 al 93, si può cominciare. E a iniziare meglio è proprio il Varese, che dopo 6 minuti si fa vedere dalle parti di Seculin con questo colpo di testa di Rea. Poco dopo sono proprio i padroni di casa a farsi vedere con questa incursione sulla destra di Improta, che scappa alla difesa del Varese ma viene poi rimontato con Zito che si lamenta a centro area per un contatto con Puccino. La Juve Stabia fa vedere le cose migliori sempre dalla destra, in questo caso con un colpo di testa di Zito che però non inquadra la porta. Al 23esimo la partita subisce un sconvolgimento visto che la Juve Stabia trova il calcio di rigore concesso dall'arbitro Nasca per questo atterramento da parte di Grillo su Baldanzeddu. Rivediamo il contatto lieve, Baldanzeddu si lascia cadere, per l'arbitro è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Sasà Bruno che spiazza Bressan e realizza il primo gol in questo campionato, sbloccandosi quindi in questa stagione per la gioia di Braglia. Rivediamo al replay la conclusione secca dell'attaccante della Juve Stabia che sblocca così il risultato. La risposta del Varese però è tremenda, affidata a Giulio Ebagua che al 25esimo si inventa questo gran sinistro dalla distanza che supera Seculin e vale il punto dell'1-1, terza rete stagionale per l'attaccante del Varese, che quindi scaccia le polemiche con i propri tifosi a suon di gol. La risposta della Juve Stabia non si fa attendere, arriva ancora dalla destra, colpo di testa di Bruno che di fatto chiude il primo tempo, quindi sul punteggio di 1-1. Nella ripresa si comincia agli ordini dell'arbitro Nasca ed è un inizio in salita per il Varese che dopo pochi minuti perde Ebagua che in questo scontro con Mauri si infortuna, costretto quindi a lasciare il campo al suo posto dentro Momentè. La Juve Stabia ci prova al 13esimo con Improta che prova la grande giocata, palla alta di poco sopra la traversa. Al 26esimo minuto anche Bruno in vena di prodezze, il tiro al volo però si spegne sul fondo con Bressan che controlla agevolmente il pallone. Al 29esimo però il Varese ribalta completamente la partita, proprio con il neo entrato Momentè che prima sfrutta un rimpallo, quindi gode dell'appoggio di Eusepi per poi lasciar partire questo gran sinistro dal limite che si infila all'angolino con Seculin che nulla può fare e quindi scaccia il periodo negativo fatto di tanti infortuni Momentè. Per la gioia di Castori, l'ultimo assalto della Juve Stabia porta la firma di Genevieve, ma il suo colpo di testa termina a lato abbondantemente. La Juve Stabia rimanda così la gioia della prima vittoria in campionato. Vince invece il Varese che sfruttando la sconfitta del Livorno si rilancia all'inseguimento del Sassuolo e si conferma come una delle candidate più serie alla promozione.